Evviva la diga, evviva la diga! Mi raccomando ragazzi, non cambiate la consonante. No, mai. Così ci ha detto il Garga. Eccola! Questa è la pastura. Colmici firmata Jacopo Falzini. L'ha fatta Jacopo. Barbarossa. Vediamo se porta alle nostre canne un barbettino. Allora, qui si sta già abbassando l'acqua. Il problema di questo posto, davvero, che siamo in diga a Five Street, è che cambia l'acqua molto tantissimo. Spesso. Sale, scende, sale. Ora è alta, però sembra già che stia calando, quindi che palle. È così. Ci vuole tanta pastura e tanti bei. E noi ce l'abbiamo. Buona giornata, state con noi. Speriamo di divertirsi. E forse viene il Garga. Viene anche il Garga. Dov'è? L'ho visto stamani. Poi giornatina bianca stamani. Bretelle rosse. Davvero, sembrava uno vero. Davvero. Dai, buona pesca. Questa è la diga, eccola lì, questo spettacolo, un posto che magari alcuni di voi già conoscono. Qui c'è il ponte e qui c'è una persona anziana. Cazzo vuoi? Allora, io godo come un pazzo. Ma perché? Perché ero io prima quell'anziano. Ma io guarda, sono una persona che mi piace stare comodo. E invece vedi, tac, vedi? Buongiorno. Com'è lavorare oggi? È meraviglioso. Allora, dici con cosa rilassato. Peschiamo. Oggi peschiamo con... Allora, ragazzi, oggi utilizzeremo delle bolognesi un po' più strong. Quindi ecco, io avrò la Royal 200. Royal 200, eccola qua. E sto per preparare una lenzina con 6 grammi. Ok. Quindi una bella torpille e una bella piombatura, bella corta. Filo del... Filo a un 18 e con 16,50 sotto di fluorocarbon. Ok. Quindi una pesca very strong. Bene, e quindi buona e pesca, quindi... figliolo. Io vado dalla mia. Vado dalla sua canna. Vado dalla mia canna. Vado dalla mia canna. E la mia canna invece è... Eccolo. La Fiume 180. Fiume 180, metterò anch'io, qua ci si asciuga, metterò anch'io mulinello con sopra il 18 e con un bel finale del 16 e poi si sta a vedere con 6 grammi. Bella affondata, una affondata bellissima, Gianfr. Naso? È un bel nasone che ha risposto alla nostra pasturazione preventiva.
là? Là. Postazione un pochino meno brillante del solito, con un panchettino di ultima generazione, però che comodità. Bei nasoni, ragazzi. Chiacchiera. Chiacchiera, ora se lo devo. Va bene. Là. E vai. Come è grisone. Vai. Ecco. Dai, e vai, partiti, andiamo! Partiti. Senti, è inutile che tu faccia lo spiritoso, lo vedi e stai pensando a capo. Dai! Dai, tu sei un verme! Cioè, sento da là che piangi. Uno, ho visto una tirata. Una no, tirata. Allora, è la verità, ho visto due tirate. Ho capito, sono due pesci. Bravo. Io ho visto una tirata, un'alborella. No, sono stato bravo. Dipende che ti si attacca. Vada a nasone. Dandellone di nasone. Me lo può guadinare, senti l'uomo. Ma guarda, mi sa che stamani mattina sono venuto apposta per questo. Molto gentile. Le va bene così? Potrebbe prenderlo almeno? Sì, provo a slamare. Lo vuole slamare lei? No, 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 grazie. Grazie, lei è sempre un uomo molto buono. Del randello. Ah, bello. Questo non è il sangue, ma è la pastura, ragazzi. Pastura di Jacopo. È buonissima. La pastura da barbo di Jacopo. Chissà se ci viene a trovare un bel barbetto. Magari. Ciao. Ciao, ragazzi. Di che? Sì. Sì, volevo dire quello, però. Viva la diga! Viva, viva la diga! Viva la diga! Ragazzi, venite con me, si prova a cercare di far entrare in pesca il gianfra. Niente, sto venendo a dargli una mano. No, ma volevo vederla in azione. Lei mi ha veduto, mi ha? Oh! È stato molto gentile, guarda. Hai visto? Pasturazione repentina. Pesciolino, sì, sì, sì. Solito nasone. Ma che bel... Che bella pesca sciroppata. Cosa sono? Una pesca sciroppata. No, sei una persona ignobile. Sei. Ma sono buonissime. Lo so. Come te, sono buonissime. Guarda, guarda, è un nasone, sicuro. Lei è un nasone. Lei è un nasone, viene di notte con le scarpe tutte rotte. Vada il naso. Si comporta bene? No, quest'anno è fantastica. La fiume 180. Ecco. Aspetta, glielo guadino. Guardi, lei è proprio veramente una persona gentile. Se, sono qui per questo, guardi, sono venuto a pasturarle e a darle un po' di sostegno psicologico. Sì, perché se no dai, vado al randello un po', va bene, poi yepa, aspetta, ma che bella mano tira. Scusa, paura, ho paura, aspetta che c'ho bahi, c'è il bahino attaccato. Ecco, la ringrazio, ormai molto. Guardi, proprio tutto, tutto. Sono venuto qui a fargli la pasturazione, a dargli il supporto emotivo, a guadinare e foto, video. Mi mancherebbe un panino con lo specchio. Si chiama il Garga? Si chiama il Garga. Chiamiamolo, dai. Aspetta, metto una pagliettina. Vai. Olè.
Questo tira in maniera diversa. Questa è la piattella. È il piattellone. Io ci ho fatto più chilometri. T'ho fatto lavorare oggi, dai. Sì, oggi a fare le riprese. Ho preso due pesci. Porca miseria. La prima Brem. Sì. La prima Brem non si scorda mai. Vieni ragazzini. Allora, vada il padellone. Un po' di bolle. Un po' di bolle. C'è qualche bollicina, c'è l'acne giovanile. C'è l'acne. Oh. E oggi sono fatti da Caddy. Sei il Caddy. Il Caddy, Maremma in pesta ladra. Maremma diavolo, ora arriva Adriano, arriva Adriano. Copanini spero. Rinforzi, sì, spero. Sì, l'ho chiamato. Cioè da lì praticamente. Bravo. Questo è il punto dove sei, sopra la palla di pastura. Questa mi sembrava una mangiata, tra l'altro. Ho detto, che fai? Ma cos'è? Un piattellone? Eh? Se va sì. Lento dovrebbe essere la Brem. Ho visto scendere i galleggiati e ho detto, vabbè. Sì, no, perché era okay. Sulla palla. Però, sì. Perché solitamente li attacco. Oddio, sta arrivando l'Umarell! Larga! No, belli, Garga con rinforzi. Vieni Garga, no, è un naso. È un naso, forse è preso da fuori. No, no, ha mangiato. Panini, gazzose, chi vuoi, chi non li faccio. Quello che volete, che magari diventerò. Eccolo. Oddio, scusa, aspetta, è arrivato il Garga. Aspetta, lo levo. Vai, si leva. Eccoli Garga. Ha portato fortuna il Garga, visto? Garga con rinforzi. Vedi me? Nello nello il randello. Vai che va. Guarda, ecco. Vai, vai, sbavala un po', vieni. Viva la diga, viva la diga! Viva la diga! Però. Viva la diga! Panini, bruschette, chinotti, non ne faccio, quello che volete ragazzi, forse divento anch'io presidente del consiglio in Austria con questa mansione. Cannettina, guarda come. È una penna birra, non è una canna, una penna da impiegato. Perché... Quindi ti metti a posto, abbiamo l'onore, ragazzi, l'onore. Se per c'è la Mino però, volta, magari, eccolo lì. Ci pescano noi, di pesca, i gargantini pescano noi. Ragazzi. È la terza volta, quindi è un segnale. C'è anche una fame. No, guarda che lezione che ci sta dando. È arrivato in un secondo, ha preso un nase. Io sono lì accanto, tutta la mattina ho preso tre pesci e non pesti te. Te ti arrivi, fai due passate e prendi il pesce. Ti certo, sembra certo. Una cosa educata? No, ma guarda anche classe. Io sono un cliente. Logica, c'è una logica. Quale logica c'è? Dai, spiego, guarda che classe che ha con quelle bretelle. Dai, ragazzi, chi è che me lo slama, me lo snasa, che io con l'ernia non posso passarne. Io ho che posizione che devo tenere un pesce.
comunque sono fresche di prima queste pesce. Hanno già svuotato. Cos'è? Sì. Colino da te quello lì, eh? Un buodino. Sì, io stamani ho fatto i chilometri. Stamani ho fatto i chilometri a chiamare pesce. Con quella magliettina arancione sei uno spettacolo. Sembra una pesca? Una pesca sciroppata. Sì. Vai, rilascialo! Ormai Gianfra ci sei, fai tutto te, dai. Sì, ma ascolta, oh, non è che tu prendi pesce e te li famo io. No, oh. No. È il primo. Ma era un assaggio, adesso io. C'ho su un amo della serie. Della sera vado via al chat della serie. Ti fa la passata sulla pastura. Mi fa la passata sulla pastura. E ti frega i pesci. Cioè io, ma no. Poi ha tirato dopo 6 secondi. Sì. Come le trota? Ha contato 1001, 1002, 1003. Io te lo dico. Larga, tu devi. Guarda, nasone. Il nasone del Gargone. Eccolo! Questo è il fondo. Il fondo. Io c'ho il fondo. Boh. Ecco, non è il fondo. Adesso faccio una pausa. C'era il pesce? Il pesce. Te l'ho detto anche perché rimane il sasso, sì. Il piombino sotto il sasso. Fai una pausa già? Sì. No, arrivo. Che faccio? Te lo rilascio io? Sì. Ah, ok, va bene. Cioè sei venuto qua per romperci i coglioni, ho capito. Va bene, noi non peschiamo più. Ma no, aspetta, io che vado in pausa. Vado a pausa. Vai. Ha pescato 10 minuti, ha pescato 2 pesci, giustamente. È vero o no? 10 minuti, 2 pesci. Ha rotto il coglione a tutte e due. Noi siamo fuori pesca ora, ci ha fatto a pezzi. Io butto la pastura via e ben passato sopra. Poi dice, vedi, so pescare, ho capito. Pillolina tecnica. No, facevo una pillola tecnica. Presentavo la mia lenza. Allora ragazzuoli, la lenzina che sta rendendo molto, a differenza di Gianfranco che è leggermente più in difficoltà, è un galleggiantone della serie Menta Pisa. Bello verde, bello grosso, bel visibile, su filo del 18. Poi un bel la torpillona da 3,5 grammi, e poi 1, 2, 3, 4, 5 pallini da 0,40. Finalino del 16,5 di 20 cm, amo del 18, bello robusto. Piombatura in 20 cm in modo tale per stare belli appoggiati sul fondo, e sinceramente se si passa sulla palla di pastura tirati normalmente si vedrà affondato. Andiamo a vedere quella di Gianfranco. Allora amici a Wawawa. Fiume 180, intanto la canna fantastica da Hormich, e questa è una lenza che non dovete copiare perché a differenza della mia pesci. Al momento sta rendendo un po' meno. Allora questo qua è il vecchio mentone da che è uguale 6 mio. Grammi. Solo il tuo è rosso, il mio è giallo. Forse è l'asta colorata che fa la differenza. Torpilla da 3 grammi e mezzo. Anche la mia è uguale. E spallinata. E praticamente abbiamo fatto la lenza. Identica. Sì. Identica. Amo del 18. 18. Identica. E quindi io ho preso 3 pesci. E ne ho persi 3, lui ne ha presi 20 e ne ha persi 20. E allora? E c'è il garga là dietro, guarda, il pescatore. Guarda dov'è, vedi, guarda, davanti a me. Davanti, poi c'è il disturbo anche psicologico. È psicologico, dito, perché cioè, che fai? Che fai? Gli dici di non pescare? Che fai? Gli dici no? È il proprietario. Cioè, e stasera l'acqua è sua. Eccola qua, vedi? Questo è bello, vedi? Questo è bello. Vedi se mi dà noia. Questo è bello. Guarda. Guarda. Dov'è? La frizione non la trovava. L'ha tolta davanti. Grande garga. Oh, il garga, 3 passate, 3 pesci. È una roba. Questo impressionante. È una 24 ore, te lo dico io. Una brema, uso 24 ore. Una brema da rappresentante. Guarda come va.
passi sotto. Vieni a farti vedere il faccio. No, il naso. No, no, è una brema. Può essere un naso così. È un naso nel frizione. No, no, troppo poco. La frizione a mano. Eh sì, non so anche dove. Guardate, un pescatore sopra, di classe. Sopra! È sopra! Ma gliela sarò io. Me le levano davanti. Davanti me le levano. Questa è bella grossa. Vedi? Oh, via, via, via. Retromarcia. Faccio pausa. Faccio pausa. Guardate che bella pizza margherita. Bella pizza anche. Bravo Garga. Se fa pausa. Pesce pausa, pesce pausa. E lui è un pesce pausa. Con me avrebbe fatto pausa tutta la mattina. Oh, si è visto proprio una bella affondata, la lacrima ha funzionato. E da stamattina è bianco. Però ha visto, è arrivata. Brema. Questo è un pesce grosso, grosso, ma grosso, grosso, grosso. Grosso, grosso. La brema, dai. Tira, tira, dai, forza. Ormai è un periodo di Dio, dai, tira, forza! Cioè, anche alzato in piedi, Gianfranco, non è che si offende il pesce. Perché? Quello mi vuole, guarda. È un bel pesce, è un bel pesce. Sì, la brema grossa, dai. Ha voluto prendere il pesce grosso, sai, i piagnoni. Ho preso tre pesci. Ma siamo sicuri che è una brema? Perché va via via. Non ho idea. Io... Potresti dire anche altro? Io, guarda, te lo augurerei. Almeno ringrazio. Tutte le pene sofferte vengano ripagate. Come sono su una pesca sciroppata? Una pesca sciroppata. Sì. Siete veramente delle ancora col persone. Peduncolo però, nero. Voleva chiudere in bellezza. Una giornata di pesca bellissima con un grande personaggio del mondo della pesca internazionale. Il grande Adriano Gargantini. Presa da fuori. È un naso da fuori. È un naso da fuori. È una canata che lui si alza per un discorso di angolo. Una batimetrica anche. È questione di un'angolatura. Lo alzi. Bella coda. Dai, bella coda l'ha preso. Bene, in chiusura, bene. Si alla Vannucchi poi. Si chiude, si va a provare un altro posto. Si va a mangiare, anche a provare un altro posto. Bella zona, penso che è grosso della zona, ragazzi. Di fuori. Allora tu mai voluto emulare? Sì, cioè uno ti emula, per forza. La lacrima e per la coda. Devi sapere Gargantini Adriano che ha preso uno storione di 48 kg da fuori. Ma qua, grazie. Ma in questo posto qui c'è anche un filmato dove io ho preso un barbo di 3 kg sulla pinna dorsale. Cioè, col filo dell'11. Chiudiamo il filmato. Sì, sì, sì. Dai, vieni. Vediamo che ci ha portato i Gargantini. Che poi l'ha fatto l'Erica. Fa tutto l'Erica qua. No, guardi che ci ha portato. Che c'è? I Chicco! I Nutellini! No! Ci tratta come nipoti, Devon. Per la fatica che avete fatto. Grazie. Sei una persona splendida. Prego. Vuoi anche l'acqua? Viva la diga! Viva la diga! Viva la diga! Che roba. Fai vedere. Oh, oh. The old salame milanese. Alla salute di Garga. Grazie.
grazie per la compagnia, perché no, non sarei neanche venuto a fare. Io lo adoro. Oh, il mio! Oh, vedi? Guarda! Ce lo dividiamo? Cos'è, mortazza? Sì, penso sì, sono quasi geloso della mortazza. Aspetta. Vai giù? Va bene. Ci sei. Va, mezzo salame e mezza mortazza. Va bene, via. Buono. Come si va? Buono. Io un Dumas l'ho finito. La fine. Dumas è fatta. Al prossimo video. Sì. Al prossimo. Ciao. Cipollini.